Onorevole, lei ha parlato anche lei di riduzione di tasse, perché comunque ha detto di tagliare le tasse sul lavoro e anche sull'IMU tagliarla alle classi medio-basse. Questo però è sempre il fatto della coperta troppo corta, tagliare le tasse implica che da qualche altra parte le tasse dovranno essere rimesse e aumentate, anche perché io ho fatto un po' di calcoli soltanto nel 2015 tra fiscal compact e pareggio di bilancio, in base ai documenti del governo Monti. Sono 105 miliardi da tirare fuori e nel 2015, se voi governerete 105 miliardi da ricavare dalle tasche degli italiani tra tagli e tasse, mi spieghi lei come si fa poi a tagliare l'IMU e a tagliare le Dunque, tasse sul lavoro? Il problema mi sembra inverso. la prima cosa molto importante da dire è che quegli accordi con l'Europa non li ha fatti il governo Monti, ma li ha fatti il governo Berlusconi, primo punto. Nel senso che il fiscal compact l'ha firmato il Six Pack, che è la base del fiscal compact, l'hanno firmato nel marzo del 2011 Berlusconi e Tremonti. Il fiscal compact è figlio di Berlusconi a Bruxelles, è stata decisione assunta da Berlusconi, e il pareggio di bilancio nel 2013 è stato un impegno che si è assunto Berlusconi. Questo lo dico perché Berlusconi in questo momento sta cercando di dire che tutte le tasse, l'Europa cattiva, cioè tutta colpa di Monti e del centro-sinistra. La colpa è del fatto che queste cose le ha trattate a livello europeo un leader totalmente non credibile, che non soltanto su questo, ma questa domanda mi dà agio anche di toccare un argomento di strettissima attualità, anche sul bilancio europeo. Voi sapete che giovedì e venerdì, scusate, ci sarà il vertice europeo che discuterà sul bilancio europeo, approverà il bilancio europeo pluriennale. A quel vertice andrà Monti. L'Italia oggi è in mutande lì perché negli ultimi anni di governo Berlusconi ci siamo trovati in una condizione in cui l'Italia è il più grosso contributore netto al bilancio europeo. L'Italia, con la difficoltà che ha, è il più grosso contributore netto se togliamo ciò che la Germania recupera per altre vie. La Germania ha recuperato per via degli interventi sulle banche, che sono in gran parte in Germania, in Grecia, che sono in gran parte andate alle banche tedesche. Noi siamo oggi il più pesante contributore. Quindi questo per dire, punto essenziale, che la vicenda europea è una vicenda che è diventata onerosa per l'Italia per colpa di Berlusconi, non per altro. Il governo che è venuto dopo ha cercato di raddrizzare le cose. Cosa faremo? La prima cosa è quella di modificare la rotta europea. Nel senso che con la rotta europea trattata da Berlusconi le cifre che lei ha detto sono cifre chiaramente insostenibili. Quindi c'è bisogno e ci sarà bisogno di modificare quella rotta europea, essere in condizioni a livello europeo di applicare la regola aurea. Cos'è la regola aurea? La regola aurea è quell'impegno che si è riusciti l'anno scorso nel vertice ultimo a inserire negli impegni politici. La regola aurea vuol dire scorporare dagli impegni di riduzione dei debiti e del deficit che lei ha appena citato gli investimenti da gestire a livello europeo e a livello nazionale, soprattutto in termini di capitale umano, di ricerca, di grandi infrastrutture. Se riuscissimo a ottenere questo punto, questo consentirebbe di avere lì la possibilità di fare quegli interventi di riduzioni fiscali nel campo degli investimenti che citavo prima, e allo stesso tempo gestire meglio una partita di debito e deficit che sarebbe meno gravosa e immediata, soprattutto di quanto invece la scarsa credibilità di Berlusconi al tavolo delle trattative ha portato. Oltretutto, aggiungo, perché non voglio essere frainteso, sull'IMU io ho detto che l'IMU va rimodulata, quindi vuol dire che c'è chi deve pagare di più e c'è chi non deve pagare niente, perché nella nostra idea chi ha casa via Monte Napoleone è giusto che paghi anche di più di quanto paga adesso. Mentre invece l'intervento, quindi è a saldo zero, mentre invece l'intervento sulle tasse e sul lavoro è un intervento che può essere finanziato, per esempio, quest'anno, se le cose continuassero ad andare bene, se noi vincessimo le elezioni e se vedessimo che effettivamente la situazione sui tassi di interesse italiani continuasse a essere una situazione in discesa,
si libererebbero risorse che noi impiegheremmo lì. Cosa voglio dire? Vuol dire che il famigerato spread, che Berlusconi non ha citato, non cita nelle sue conferenze stampa, ma che è la vera tassa Berlusconi, perché 100 punti di spread in un anno costano 5 miliardi di euro a noi, quindi al bilancio dello Stato. Il passaggio dello spread da 100 a 500 punti dovuto al governo Berlusconi è costato complessivamente in 18 mesi circa 15 miliardi di euro. Se lo spread scendesse ai 200 punti come sta scendendo e rimanesse per tutto l'anno, per esempio, su quella cifra, noi saremmo in grado di liberare 10 miliardi di euro che potrebbero in parte essere utilizzati per quella riduzione di tasse sul lavoro che secondo noi ci può essere e può incentivare l'occupazione e quindi poi creare anche più entrate fiscali. Aggiungo anche che rispetto a questi temi per noi è fondamentale il tema della lotta all'evasione fiscale. Visto che mi veniva fatta una domanda su questi punti, Berlusconi stamattina ha ulteriormente gettato la maschera, ha detto che lui è per il condono tombale, non avevamo dubbi, nel senso che Berlusconi è stato in questi 20 anni il più grosso difensore degli evasori fiscali in Italia. Culturalmente non è stato il più grande difensore degli evasori fiscali italiani, ha per 20 anni ammiccato all'evasione fiscale e per 20 anni ha aiutato politicamente e culturalmente l'evasione fiscale in Italia. Questa uscita di oggi sul condono fiscale è l'ulteriore dimostrazione da che parte sta Berlusconi quando si deve fare una battaglia nella quale da una parte ci sono gli evasori fiscali, dall'altra parte ci sono quelli che sono contro l'evasione fiscale. Io non ho dubbi, se dividiamo in due campi, da che parte stia Berlusconi. Noi, l'abbiamo detto fin dall'inizio, siamo per una lotta senza quartiere all'evasione fiscale, perché solo così si possono ridurre le tasse di chi le paga. E il provvedimento principale sarà un provvedimento di forte restrizione dell'uso del contante e di invece molto forte estensione di tutto ciò che è tracciabilità dei pagamenti, perché chi non evade le tasse non ha nulla da aver paura da un'estensione della tracciabilità dei pagamenti, e crediamo che questo sia l'elemento che consente poi la riduzione delle tasse rispetto a chi le paga.